Che cosa vuol dire poi cultura? Vuol dire interesse per l'arte, anche in tutti i sensi, appunto. Se noi la realizziamo minuziosamente, credo che questa sia stata una delle imprese sportive più importanti degli ultimi 40 anni. Cerco di essere all'altezza con un ragionamento un po' rap con voi oggi. Ciao! Approcciarsi a un obiettivo con un determinato metodo vuol dire non lasciare nulla al caso, puntare sull'investimento e sull'impegno tecnico e scientifico, fare ricerca, avere sempre il materiale giusto, allenarsi avvalendosi delle conoscenze più moderne, il campo fisiologico porta risultato, così come organizzandosi bene si mette un altro tassello in quello che è il mosaico del risultato e poi lavorando sul proprio atteggiamento. Sono questi i tre campi su cui occorre intervenire con competenza, con molto impegno, molta determinazione, e così uno non ha la garanzia ma sa di avere la coscienza a posto, di aver fatto tutto quello che è necessario per raggiungere il risultato. È la storia di un desaparecido italo-cileno, la sua storia raccontata attraverso la voce della figlia e della moglie che hanno lottato per 40 anni per la giustizia e la verità, e ottenendo dopo 40 anni appunto un processo importante in Italia. È importante quindi raccontarlo in una scuola, è importante raccontarlo a dei ragazzi che sappiano che cosa è successo nel 73, è importante che i ragazzi conoscano la verità, perché è importante che quei fatti non si ripetano mai più. Cerchiamo in qualche modo di riunire insieme queste due realtà. Separati in casa, loro stanno in un albergo, la nazionale in un altro, eppure gareggiavano con dei podi azzurri, con dei podi tricolori. L'Italia si allenava in un momento sul lago di Eton, loro si allenavano in un altro momento. Arrivano a vincere l'argento olimpico salvando la faccia a canottaggi italiani. Vi ho riassunto un po' le cose, ci sono tante belle cose dentro questo libro raccontate da loro. Ve l'ho riassunto per farvi capire che secondo me questo libro è significativo, perché nello sport non c'è nulla di scontato, non bisogna mai arrendersi. Questi ragazzi non l'hanno fatto, sono stati scartati, sono stati messi alla porta, si sono arrampicati, hanno costruito sul lago di Paola, a Sapporo, 20 km da noi, la loro storia, una bellissima storia che l'ha portata a vincere la medaglia d'argento. Hey, brother. I feel nice, I feel nice, like a sugar high spice.
sins and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?